Eccoci dall'interno di Skoda Roadster, una delle auto più versatili e interessanti della gamma Skoda. Ciao Diego. Ciao, eccoci Ciao. Qua. Sei un po' controluce, ma... Sì, vabbè, meglio. Facciamo vedere la Roadster, Allora, guarda, vediamo un po' se aumentando un po' la luce dell'interno. Qualcosina, ma... Allora, l'interno della Roadster, come tutte le Skoda che uh-huh. abbiamo visto, è semplice e funzionale. Uh-huh. Hai ovviamente volante con servosterzo, hai bag frontali e uh-huh. laterali. Volante regolabile, quindi sblocco del volante posizionato sotto uh-huh. e puoi regolare il volante come vuoi, sia in altezza che in profondità. Bene. Ad esempio, se sono abituato ad avere una guida più vicina, posso regolarmelo in base al quadro strumenti, perché il ritaglio del quadro strumenti è simile, diciamo come dimensione, al ritaglio della prima raggio del volante in questa parte. Quindi io me lo regolo e ce l'ho già posizionato in questo punto, così ho tutti i comandi sott'occhio. Questa versione è versione intermedia, già completa di autoradio, climatizzatore manuale, disattivazione delle ESP, perché ricordiamo che tutte le Skoda, anche la City Go, hanno le ESP di serie, quindi il controllo di stabilità di serie. Molto funzionale anche negli spazi, perché puoi notare, a partire già dal lato passeggero, un portaoggetti aperto, quindi posso appoggiare anche lattine, acqua, quindi ho la possibilità di avere, no, la praticità di non dover aprire dei cassetti. Certo. Posso prendere gli oggetti, un cassetto che si trova posizionato già all'interno, uh-huh. poi trovi, qui ci sono i documenti de bordo e uh-huh. Uno spazio quindi per portare i documenti de bordo, per avere le cose che generalmente teniamo in macchina più frequentemente. Poi banalmente abbiamo, e questo è ancora per poco, gli accendisi, il portacenere direttamente montato, uh-huh. okay. Ulteriori vanno i portaoggetti all'interno e lo spazio, monetine, quindi bicchieri anche dei bambini, se ovviamente la macchina è destinata alla famiglia. A quel tipo di uso. Oh, vedo qua c'è un... Ah, questo per quanto riguarda l'esclusione AUX. AUX è la presa? La presa per un iPod, ad esempio, sì. Quindi oltre che CD anche possibilità di collegare dispositivi esterni. CD MP3, eh? Ti vedo qui, MP3. Oh, poi per quanto riguarda la strumentazione, il computer di bordo lo vediamo all'interno okay. del quadro comandi, dove chiaramente esatto. abbiamo tutte le informazioni relative a questo tipo di accessori. Temperatura, ora, ovviamente, mm. chilometri, mm. Poi abbiamo ovviamente l'accensione delle luci, così possiamo vedere anche il quadro illuminato. Sì, non tantissimo però. Non tantissimo, va benissimo. Ok. E basta, ecco, sostanzialmente questo. Quindi allarme immobilizer con luce, quindi uh-huh. possiamo, in caso di chiusura della macchina, non so se riesco adesso a fartelo vedere. Sì. Ah, eccolo qua, sì, si vede quindi bene. Quindi attivato il sensore, per cui in questo momento sappiamo che la macchina, adesso te lo gioco un po' per fartelo vedere, abbiamo direttamente il sistema immobilizer che blocca il veicolo da qualunque intrusione, solo esclusivamente le due chiavi che vengono date in dotazione, la chiave master e la seconda chiave, che sono esattamente uguali, con apertura del bagagliaio e in tasto centrale e sblocco e blocco della vettura in dotazione, puoi far partire la macchina. Queste sono codificate solo su questa macchina. Solo su questa macchina. Oh, due parole per lo spazio delle sedute, quindi vedo massima flessibilità, il fatto che comunque ogni seduta è indipendente. Esatto, possiamo regolarle come visto prima anche se in tre livelli, quindi un sedile avanti, intermedio e più dietro, quindi anche se magari siamo in tre abbiamo la possibilità di avere lo spazio, il nostro spazio all'interno del veicolo. Per quanto riguarda la dimensione, Diego, notiamo solo subito lo spazio che hai all'interno. Sì. La vettura è concepita per consumare meno, quindi la parte anteriore è più bassa, uh-huh. Hai un'ottima visibilità dell'esterno con la riduzione anche delle superfici vetrate per avere un minore impatto con il climatizzatore, uh-huh. sai che più vetri ci sono nel veicolo e più in realtà noi consumiamo, perché il vetro non è come l'aria condizionata dell'auto, non è come l'aria di casa, ma è soggetta a ingresso maggiore di luce, certo. temperatura. Quindi più le superfici sono strette e funzionali e più consumi meno. Certo. No, pensata veramente con ogni accorgimento per, un uso intelligente dell'auto. Esatto. Mi viene da dire così.
Bene, bene. Luca, io come sempre ti ringrazio. Grazie a te, Diego, della cortesia. Speriamo di aver dato le informazioni generiche e generali di quest'auto. Ovviamente, per ulteriori informazioni, un test drive in Auto 90 con te è sempre, sempre disponibile. Esatto, sempre disponibile. Benissimo. Se volete, potete contattarmi anche al 393-3314-128. Benissimo. Ti vedo anche in ombra, ma la tua voce si sente forte e chiara. Perfetto. Meglio l'ombra stamattina. Ciao Luca. Ciao Diego, ciao, grazie. Ciao.